Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo per il weekend dedicate alla rete escursionistica del Piemonte. Dopo il passaggio perturbato tra giovedì e venerdì pomeriggio, dalla serata di venerdì l'alta pressione si rafforzerà sull'Europa occidentale, favorendo un miglioramento del tempo che garantirà condizioni in gran parte stabili e soleggiate nelle giornate di sabato e domenica, con al più isolati rovesci di calore nelle ore pomeridiane all'interno delle vallate alpine, più probabili domenica. Ma veniamo nel dettaglio alle previsioni per il fine settimana. Sabato ben soleggiato al mattino con locali cumuli in formazione da metà giornata a ridosso delle zone montane e pedemontane, in un contesto che si manterrà sostanzialmente asciutto, con una bassissima probabilità che si attivino rovesci di calore all'interno delle vallate alpine. Lo zero termico si porterà tra i 4.000 e i 4.200 metri. I venti soffieranno moderati nord-occidentali sui settori alpini, deboli di direzione variabile altrove, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali al mattino sul settore appenninico e sull'Angher-Roero. Le temperature minime saranno in lieve calo, le massime in aumento mediamente di 1-2 gradi. Domenica, condizioni in gran parte soleggiate al mattino. Da metà giornata andranno sviluppandosi cumuli a ridosso delle vallate alpine, in parziale sconfinamento nel corso del pomeriggio alle pianure. Deboli e brevi rovesci di calore interesseranno le vallate alpine nel corso del pomeriggio e si esauriranno entro sera. Lo zero termico è previsto in aumento tra i 4.100 e i 4.300 metri. I venti soffieranno moderati nord-occidentali sulle Alpi, deboli prevalentemente orientali altrove. Le temperature minime saranno in aumento, le massime non subiranno variazioni di rilievo. Con questo è tutto per questa settimana. Concludiamo consigliandovi di seguire i prossimi aggiornamenti dei bollettini meteo sui siti di ARPA Piemonte, Rischi Naturali e Meteovetta e di utilizzare l'app di Meteovetta per essere sempre aggiornati sui dati in tempo reale e sulle previsioni. Da ARPA Piemonte, un cordiale saluto.